Librerie e negozio di articoli religiosi Emmaus propone testi sacri come Bibbie, catechismi, libri di preghiera, Shalom, vasto assortimento di icone dipinte a mano, quadri in argento, esclusivi quadri francescani provenienti da Assisi, bomboniere, abiti per la prima comunione, forniture complete per parrocchie, presepi dipinti a mano, collane del rosario in argento e Swarovski. Emmaus, perché ogni lieto evento è sacro. Emmaus, via Terenzio Varrone 108, telefono 0746 25 1197. È presunta evasione fiscale. L'avvocato ex parlamentare PD si dichiara innocente. EMS, Solsonica e Snaid, vertenze industriali in bilico, regione e governo deboli. Le officine Varrone di Largo San Giorgio ancora sotto sequestro e legali al lavoro. A rischio chiusura all'aeroclub Parapendio di Poggio Bustone, troppo vicino allo scalo aereo di Rieti. Basta operazione antiusura a Poggio Mirteto, denunce ed arresti. Si nascondeva a Passo Corese, la polizia arresta pregiudicato. Sale la febbre per l'atteso incontro FC Rieti versus Viterbese. Successo per il pilota reatino Antonio Scappa, primo alla cronoscalata di Erice. Buonasera, iniziamo subito con la prima notizia. L'avvocato reatino Pietro Carotti, a seguito dell'inchiesta della Guardia di Finanza che gli contesta una presunta evasione fiscale, passa al contrattacco e specifica che l'eventuale colpa è ancora da provare. In particolare Carotti, personaggio di spicco non solo nel foro di Rieti ma anche nella politica, in particolare nel Partito Democratico, ha dichiarato: «L'accertamento della finanza a mio carico ha riguardato 3 anni contributivi. L'ipotesi fatta si riferisce alla omessa, secondo la loro opinione ingiustificata, registrazione di incassi e non ha nulla a che vedere con la frode fiscale. Vorrei, continua Carotti, chiarire che non sono un soggetto ignoto al fisco, anzi uno dei maggiori contribuenti della mia città. Naturalmente l'inchiesta e l'indagine sono in corso e per ora si parla di ipotesi accusatorie». E torniamo a parlare di Solsonica. Per quanto riguarda la vertenza di questa azienda, c'è stato un duro scontro tra organizzazioni sindacali da una parte e dirigenti della Solsonica dall'altra, per il presente ma soprattutto per il futuro dell'azienda. Sentiamo. Duro scontro tra organizzazioni sindacali da una parte e dirigenti della Solsonica dall'altra. CGIL e CISL e UIL definiscono inaccettabili le proposte della società per uscire dalla crisi aziendale. Tali proposte, dichiarano all'unisono i rappresentanti delle maggiori sigle sindacali, sono fortemente penalizzanti. Inoltre si denota una sostanziale indisponibilità dell'azienda ad esprimere in modo chiaro e trasparente quale sia il piano industriale per il prossimo futuro. Tale circostanza è aggravata dalla mancanza di prospettive concrete nel settore dello sviluppo. La condotta dell'azienda denota inoltre, hanno continuato, una disattenzione nei confronti di coloro che sia nel biennio 2008-2010 sia da oltre 18 mesi si trovano in cassa integrazione, alcuni a 0 ore, ai quali si chiede un ulteriore pesante sacrificio senza una prospettiva di miglioramento e con il concreto timore di finire in futuro anche in mobilità. Al fine di superare la situazione venutasi a creare e quale gesto di disponibilità, si sollecita l'immediata presentazione dei contratti di solidarietà che porterebbero ad un abbattimento del costo del lavoro di circa il 40% e consentirebbe a tutti gli attuali dipendenti della società di tornare a prestare la propria opera con incremento dell'attività produttiva. E continuiamo a parlare di vertenze, in particolare parliamo della EMS, dove sindacati e RSU parlano di proposte da parte della società inaccettabili perché la riduzione del costo del lavoro sarebbe paralizzante per gli addetti del nucleo Rieti Città Ducale. Inoltre la preoccupazione che non può essere taciuta è la totale mancanza di prospettive future, ossia, dichiarano i sindacati, l'indisponibilità dell'azienda ad esprimere in modo chiaro il piano industriale che intende porre in essere.
essere e la mancanza di prospettive concrete nel settore dello sviluppo. Ed ora torniamo a parlare dei PLUS, questo progetto che sta facendo molto discutere, rivoluzionando il centro storico di Rieti. Si riqualificano piazze importanti e desta molto interesse il sopralluogo per i rinvenimenti archeologici nel cantiere di Piazza Battisti. Vediamo. Ed ora si resta in attesa di un nuovo sopralluogo della soprintendenza nel cantiere PLUS di Piazza Cesare Battisti. Presa visione dei luoghi e dei rinvenimenti archeologici nelle zone interessate dagli scavi, Giovanna Alvino della Soprintendenza Archeologica del Lazio ha prescritto ulteriori indagini avviando una pulizia più accurata sui manufatti di età romana emersi dopo la rimozione dell'asfalto. Sarà perciò ampliata l'area finora indagata al fine di determinare l'entità e l'estensione dei ritrovamenti. L'approfondimento sarà condotto fino alle quote progettuali nelle sole zone a verde, compresa la parte della vasca e quella posta a ridosso del limitrofo hotel. A conclusione di queste operazioni sarà appunto effettuato un nuovo sopralluogo al fine di concordare con la stessa soprintendenza le modalità di conservazione, l'eventuale valorizzazione di quanto rinvenuto e le modalità di prosecuzione dei lavori nel cantiere. Per quanto riguarda la cisterna rinvenuta sul lato est, si provvederà a una ripulitura superficiale per poter fornire una precisa datazione e documentazione della struttura, che comunque non risale né ad epoca romana né medievale, ma con ogni probabilità agli inizi del Novecento. Il cantiere interessa il centro della città, dove si trovano evidenti e importanti tracce dell'antica Reate, come documentano sia i rinvenimenti effettuati nel corso del tempo, sia la letteratura archeologica che nella zona attesta la presenza di un tempio attribuito a Pater Reatinus, oltre al già conosciuto Tempio di Rea, di cui restano ancora oggi visibili le tracce. E a Rieti scende in campo Forza Italia con la nomina dei nuovi commissari provinciali. Sentiamo. È arrivata la nomina dei nuovi commissari provinciali di Forza Italia. Dovranno traghettare il partito verso i congressi. Il regionale ha scelto Sandro Grassi. Sono onorato per la nomina ricevuta e metterò tutto me stesso in questo impegno. Ho accettato con umiltà e mi preme sottolineare che il partito ha bisogno di tutte le forze che si riconoscono in Silvio Berlusconi. C'è bisogno di ogni elettore, di ogni simpatizzante, di ogni attivista e bisogna svolgere un'azione inclusiva. Il nostro territorio da anni esprime personaggi che sono portatori di valori, di storia e di tanti voti e io mi impegnerò per lavorare anche con loro, senza preclusioni. Tutti insieme, cercando di coinvolgere anche tanti giovani uomini e donne della cosiddetta società civile che fino ad oggi non si sono avvicinati alla politica. Il vicepresidente della Commissione europea Tajani, il coordinatore regionale Fazzone e lo stesso Berlusconi cosa hanno raccomandato ai nuovi commissari provinciali? Hanno richiesto tanto impegno e tanta compattezza, quella che ci è mancata ultimamente e che ci ha fatto perdere alcuni appuntamenti elettorali importanti. Ma il passato è passato ed ora bisogna guardare al futuro. Rieti ha bisogno di una Forza Italia determinata. Dobbiamo saper contare e sposare battaglie importanti in favore delle famiglie. Amministrare quando c'è da amministrare e fare opposizione quando siamo in minoranza. L'importante è restare uniti e dare spazio a tutti. Chiaro il riferimento ad Antonio Cicchetti, un big di Forza Italia. Anche lui infatti ambiva ad essere nominato coordinatore provinciale, ma questo non pregiudica la sua attività all'interno del partito, tanto che si sta dando un grande affare per le prossime elezioni europee, con l'appuntamento del 7 maggio alla Sala dei Cordari, dove lui presenterà i candidati Alessandra Mussolini e Marco Armeni. A Rieti e provincia, venerdì 2 e sabato 3 maggio, saranno regolarmente aperti i 97 uffici postali e saranno regolarmente pagate le pensioni. Poste Italiane, infatti, al fine di ottimizzare i tempi, garantisce l'operatività degli sportelli al di là dei ponti e delle feste che ci sono stati.
Sono invece ancora sotto sequestro le officine Varrone di Largo San Giorgio nel rione di San Francesco, le cui strutture sono chiuse al pubblico dallo scorso febbraio. La magistratura contesta presunti abusi nel campo dell'edilizia e delle ristrutturazioni che sono state effettuate. Alle richieste di sanatoria fatte dalla Fondazione per le irregolarità edilizie non è mai stata risposta e alla richiesta di rilascio del nulla osta antisismico il genio civile ha detto no a causa della necessità di un diverso progetto. Insomma, una situazione molto complessa e lunga che potrebbe pregiudicare l'organizzazione degli eventi in programma per questa prossima estate, stagione incentrata soprattutto sui concerti all'aperto che hanno bisogno delle stesse strutture non ancora riconosciute idonee. Al via un progetto di tirocinio volontario presso l'Hospice San Francesco di Rieti. Il servizio. A partire dal 1 maggio sarà attivato presso l'Hospice San Francesco un progetto di tirocinio volontariato che scadrà il 31 dicembre 2014. La decisione, ha dichiarato il manager dell'ASL Reatina Figurilli, è stata presa nel corso di un incontro con le associazioni reatine coinvolte sul tema. Si è perciò definito un percorso teso a sostenere l'attività del servizio da tempo in sofferenza per carenza di organico. Si tratta di un primo passo verso la ridefinizione del modello clinico assistenziale che prevede, oltre alla valorizzazione del personale dipendente e l'individuazione di un nuovo responsabile di grande esperienza, la presa in carico globale dei pazienti in stato avanzato di malattia in ospice e al proprio domicilio. Un modello unico di gestione del paziente che si aprirà ad una ridefinizione della rete delle cure palliative con modalità di gestione e tempi di attuazione su cui stiamo ragionando con la Regione Lazio. Il personale volontario che aderirà al progetto entrerà a far parte dell'equipe di professionisti in forza all'Hospice. Al termine del tirocinio, al personale volontario sarà rilasciato un attestato di frequenza. A Rieti riparte il progetto Bike Sharing, come muoversi in bici in città dopo le polemiche tra l'attuale giunta Petrangeli e l'ex assessorato alla mobilità. Scusate, sentite. Quella sul bike sharing e sull'ufficio bici è stata una commissione in cui si è verificata piena convergenza di intenti. Tutto riparte, pur tra mille difficoltà. C'è stato un chiarimento rispetto alla situazione debitoria legata alla precedente amministrazione. Ora entrambi i progetti possono partire. Così Carlo Ubertini, assessore all'ambiente del comune di Rieti, in merito all'intricata vicenda legata al bike sharing e a quello parallelo dell'ufficio bici, servizi che intendono promuovere l'ecosostenibilità all'interno del centro storico di Rieti. Il bike sharing partirà entro il mese di maggio, prosegue Ubertini. Sono stati pagati i debiti verso la società Bici in Città di Torino e la stessa verrà a Rieti per un corso per gestire il sistema. L'aiuto poi ci verrà offerto dall'Informa Giovani e dall'URP, oltre a stipulare delle convenzioni esterne che possano garantire il servizio anche durante le festività, ovviamente senza costi aggiuntivi per le casse comunali. Inoltre, le dipendenti dell'ufficio Bici che hanno lavorato fino ad ottobre saranno pagate delle loro dovute spettanze. Abbiamo fatto un nodo al fazzoletto, commenta il consigliere di minoranza Davide Festuccia. Ci auguriamo che i tempi vengano rispettati. Ma alcune criticità rimangono. Basta attribuire colpa alla precedente amministrazione. Il servizio è targato Petrangeli. Da settembre 2013 a settembre 2014 abbiamo pagato un'assicurazione per un servizio che non c'è mai stato. Inoltre, non ha senso dislocare le postazioni del bike sharing lungo il centro storico. L'avvio dei lavori del Plus non consentirebbe il loro uso. Avrebbe senso invece collocarle lungo le piste ciclabili, vera attrattiva per i nostri turisti. Ed ora parliamo di promozione delle produzioni locali, perché la Camera di Commercio di Rieti promuove la partecipazione all'Incoming Wine 2014, organizzato dall'azienda speciale della Camera di Commercio di Frosinone, rivolto alle aziende del Lazio operanti nel settore vitivinicolo, distillati, birre ed acque.
L'evento, realizzato in partenariato con Union Camere Lazio e con il supporto dell'ICE e delle Camere di Commercio italiane all'estero, si svolgerà il 29 e il 30 maggio 2014 ad Anagni, in concomitanza con la manifestazione Rosso Cesanese, coordinata con il Comune di Anagni, la Strada del Vino Cesanese e il Consorzio di Tutela del Vino Cesanese del Piglio. Nel corso della 2 giorni all'azienda sarà offerta la possibilità di mettere in campo un'azione di promozione delle eccellenze prodotte attraverso incontri B2B, ma anche degustazioni e visite aziendali. I buyers, gli importatori, i ristoratori, i rappresentanti della GDO e i giornalisti specializzati proverranno dal Nord Europa, in particolare Germania, e dal Nord America, Canada e USA. Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all'azienda speciale Rieti Centro Italia della Camera di Commercio di Rieti. E adesso andiamo a Poggio Bustone, dove sarebbe a rischio chiusura l'aeroclub di Parapendio Monte Rosato, dove da oltre 30 anni viene svolta un'attività che ha coinvolto appassionati e professionisti provenienti da ogni parte del mondo. Una decisione, comunicano, giustificata dal fatto che il sito sia troppo vicino alla zona di traffico del Ciuffelli di Rieti. Da qui l'appello del Comune alla Regione affinché non venga chiuso uno dei maggiori poli turistici del territorio. Denunciato in stato di libertà, un pregiudicato residente in provincia di Rieti, più precisamente a Passo Corese, popolosa frazione di Fara Sabina, il servizio. La squadra mobile della Questura di Rieti ha denunciato in stato di libertà un pluripregiudicato romano, ma da poco residente a Passo Corese, per il reato di truffa aggravata e continuata. L'uomo, SM le sue iniziali, del 1962, era solito approfittarsi della buona fede di passanti per ottenere piccole somme di denaro. Secondo numerose testimonianze, il truffatore era solito avvicinarsi a diversi ignari cittadini reatini con fare disinvolto e ben vestito, millantando di svolgere una qualsiasi attività di libero professionista e segnalando che, essendo stato vittima di reati, a volte anche gravi, come scippi e rapine, era rimasto senza contanti e aveva chiesto quindi delle somme di denaro in prestito per far rientro a Roma, somme che ovviamente non erano mai state restituite. I servizi di controllo del territorio, intensificati dal vicequestore vicario della Questura di Rieti, dottor Guglielmo Gagliardi, hanno consentito agli investigatori della squadra mobile di individuare l'uomo, già attenzionato da oltre un anno dagli investigatori, che era appunto solito vivere di attività illecite. Era infatti stato arrestato sempre dagli uomini della squadra mobile reatina già nel maggio del 2013 per il reato di furto aggravato, avendo nella circostanza borseggiato una dipendente di un esercizio commerciale reatino. Ora il truffatore dovrà rispondere del reato di truffa aggravata e continuata e, vista la sua pericolosità sociale, è stato allontanato da Rieti con un foglio di via obbligatorio della durata di 3 anni emesso nei suoi confronti dal vicequestore vicario della Questura. 2 arresti e 8 indagati per usura ed estorsione, questo è il risultato raggiunto dai carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto, dopo un lavoro complesso di indagini e pedinamenti. Si tratta dell'operazione denominata Caronte, operazione molto articolata che ha visto in manette un imprenditore e un suo collaboratore che facevano leva sulle difficoltà economiche di ex imprenditori falliti. Ai 2 arresti sono seguiti gli indizi di colpevolezza anche per 8 indagati per i quali sono stati emessi avvisi di garanzia. E adesso ci spostiamo a Poggio Catino, dove si punta sulla riqualificazione del centro storico, in particolare all'antica rocca, il servizio. Il centro storico di Poggio Catino riprende vita e lustro. In particolare la rocca, costruita sulla collina di Moricone, prospiciente il palazzo comunale, è stata completamente restaurata attraverso interventi strutturali nell'architettura. Inoltre, in prossimità della rocca, è stato posizionato, ha dichiarato il sindaco di Poggio Catino, Roberto Sturba, il monumento ai caduti. Un progetto che voleva recuperare il senso e il valore di una storia la cui memoria diventa patrimonio unico e prezioso. A tal proposito, continua il sindaco, sono state recuperate
recuperate le antiche lapidi. Lapidi ritrovate in un vecchio scantinato, ripulite e collocate in questo scenario dove non mancano i colori e profumi di un giardino ben curato. E lo scheletro di cemento, scheletro attaccato alla rocca, parte di un progetto poi bloccato, quello delle case popolari, che fine ha fatto? Si tratta infatti di un argomento per il quale erano nate diverse contestazioni e polemiche alle quali il Comune ha ora cercato di dare risposte. Attraverso un finanziamento regionale era stato abbattuto precedentemente il piano superiore. Oggi, ha dichiarato Sturba, anche il piano terra può essere recuperato perché attraverso i finanziamenti del GAL Sabino sarà a breve costruito un centro congressi. Dunque una ristrutturazione non solo estetica ma anche funzionale ed indubbiamente utile. E proprio per la nascita di questo nuovo centro già si lavora per una manifestazione teatrale che si terrà la prossima estate con la rievocazione storica della Dama Bianca. Ma questo, conclude il sindaco, sarà il frutto del lavoro e della passione del gruppo giovanile di Poggiocatino, la vera risorsa del nostro comune. Ci spostiamo adesso a Selva Rotonda, dove è stato dato il via al bando per il terminal turistico. Si cercano infatti imprese disposte ad investire sulla struttura turistica adiacente agli impianti di risalita. Si tratta di un fabbricato composto da un esercizio di attività di bar, ristorante e nolo sci, al quale si aggiunge un'area ad uso abitazione del custode. Sono stati aperti due nuovi tratti del sentiero europeo attraverso Lazio e Abruzzo. Nel lungo weekend del 25 la FEDREC, Valledelsalto.it ed altre associazioni si sono dedicate all'apertura di questi due tratti, uno verso nord e l'altro verso sud, che vanno ad aggiungersi al tratto di 85 km da Alba Fucens alle Terme di Cotiglia, allungando di 120 km l'E1 che attraversa Lazio e Abruzzo. Adesso ci fermiamo invece per un piccolo break pubblicitario e torniamo più tardi, tra poco, con la pagina sportiva. Cosa chiederesti al tuo supermercato? Magari organizzare anche dei coupon che ti permettono di risparmiare. Alla Coop scegli tu. Conserve buoni sconto e dal 16 al 31 maggio decidi quale prodotto a marchio Coop scontare del 25%. E lei è Peppa. A Limiti di Greccio, Arredamenti Roberto Nobili, da oltre 40 anni sul mercato, per arredare insieme a voi la vostra casa, vi invita a visitare i suoi due piani di esposizione dedicati solo alle vostre scelte. I nostri stili, classico, moderno, design, soddisferanno tutte le vostre esigenze. Guardate e toccate con mano il centro cucine componibili Sice, Treò e Aran. Le novità di Le Fablier, Accademia del Mobile, grandi marchi di cui siamo esclusivisti di zona, Tonin Casa, Caccaro e tante altre firme prestigiose. Arredamenti Roberto Nobili è anche progettazione di interni e centro prova materassi e reti Dorelan. Da noi potrai scegliere di personalizzare la forma di pagamento a seconda delle tue esigenze. Arredamenti Roberto Nobili a Limiti di Greccio. Da oltre 40 anni arreda la tua casa. Cronaca di Rieti, quello che non scrivono gli altri giornali. A un passo dal centro storico, Gran Caffè La Lira di Zampurlini, un posto dove incontrarsi sarà un piacere. Caffetteria, gastronomia, aperitivi e nel fine settimana happy hour. Gran Caffè La Lira ti aspetta per offrirti il meglio. Piazza Cavour, Rieti Centro. C'è un angolo di paradiso nel cuore della Sabina. Agricola Martelli, a Confini, azienda agricola biologica, vendita diretta a prodotti aziendali, macelleria aziendale. Agricola Martelli, a Confini, provincia di Rieti, nel cuore della Sabina.
leader nel settore dei servizi ecologici e ambientali da oltre 30 anni, Autospurghi Tomassetti. Studia il progetto più adatto ad ogni cliente per fornire adeguati servizi di igiene ambientale, autospurgo, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione. Autospurghi Tomassetti offre in distribuzione diretta bagni chimici per ogni evento ed esigenza, realizzati in materiali riciclabili e curati nei particolari. Autospurghi Tomassetti, Passo Corese, via Firenze. 0765 488625. Per la tua pubblicità su Sabinia Silver TV, contattaci al 329 49 56 879 oppure elismas76@yahoo.it. Bene, apriamo la pagina sportiva e parliamo subito di calcio. Sale la febbre da derby, arriva il match tanto atteso tra Rieti Calcio e Viterbese. Sentiamo. Manca pochissimo al tanto atteso derby FC Rieti Viterbese al Maglio Scopigno. Si tratta di una sorta di resa dei conti tra le due squadre. Tanta la voglia degli Amaranto Celeste di trovare riscatto con gli avversari più temuti. Proprio in questa partita. La cinquina messa a segno con il Monte Rotondo ha acceso l'entusiasmo nei giocatori del Rieti e vincere con la Viterbese vorrebbe dire prima di tutto accorciare le distanze a meno due giornate dal termine del campionato, ma soprattutto evitare di subire la festa promozione dei giallo-blu proprio in casa Amaranto Celeste. Certo è che se Rieti non dovesse riuscire ad agganciare la Viterbese in vetta, avrà comunque la possibilità di volare in Serie D attraverso i play-off. Dunque lotta ferrata in campo per questa super sfida, ma non sugli spalti. Infatti la prefettura di Rieti ha fatto divieto ai tifosi ospiti di assistere alla partita. La società Rieti Calcio, dal canto suo, ha lasciato l'ingresso in curva nord gratuito. Per entrare sarà necessario solo presentare il documento d'identità agli steward che controllano l'ingresso. Al match, inoltre, sono invitate tutte le scuole calcio e i settori giovanili di Rieti e provincia che potranno entrare gratuitamente allo stadio. Parliamo adesso di tiro a volo. Svolti a Lionesse campionati provinciali di tiro a palla organizzati dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Viper Campo dell'Asina di San Giovenale di Lionessa. Gli atleti reatini, seguiti dal tecnico di tiro Roberto Mariantoni, hanno ottenuto ottimi risultati. Gian Domenico Petrangeli, campione italiano 2013, ha vinto nella disciplina tiro a palla sagoma mobile. Categoria expert e si è qualificato terzo nel tiro a palla sagoma fissa. Nella categoria senior, invece, sempre nella disciplina tiro a palla sagoma mobile, primo posto per Daniele Rinaldi e terzo per Valentino Alimonti. A metà maggio gli atleti della SD Viper saranno invece impegnati per i campionati regionali. Parliamo adesso di motori. Il reatino Antonio Scappa porta in alto il nome della città di Rieti nella 56esima cronoscalata del Monte Erice. Si tratta della cronoscalata di apertura del campionato italiano di velocità in montagna, di cui fa parte anche la Coppa Carotti prevista per il 7 settembre qui a Rieti. Il pilota reatino con la sua Renault Clio è giunto primo nella categoria R4. Bene, per oggi è tutto, io vi auguro un buon proseguimento di serata e arrivederci con il notiziario di Sabinia Silver TV.